Dunque, sono nato all'Ernesto, sono nato a Fiesole, però sono sempre vissuto a Firenze. Sono nato il 4 gennaio di 1937 e stavo nella zona di Coverciano. Dopo, nel 1960, mi sposai con Martelli Carla e tornai in via Giovanilanza a un seminterrato al numero 58. Cosa è successo quella mattina? Quella mattina ero a letto, se no alle 7 viene il macellaio, che io avevo un'attività sempre in via Giovanilanza accanto al numero 58, venne il macellaio a chiamarmi perché aveva bisogno della macchina, perché lui non poteva partire, doveva andare al mercato a prendere la carne, così era quell'epoca. Quello che facevano i macellai, e mi chiese se gli potevo prestare la macchina. Cosa che io feci, però mi disse: Ernesto, alzati, perché io ho due macchine, non parta nessuno di due. Io mi alzai immediatamente, sì, era vero, era venuto forte, però non mi resi conto, nonostante fosse a un seminterrato, quello che stava succedendo. Quando mi alzai, uscì fuori dal portone, vidi che l'acqua lavampiva i marciapiedi, mi venne in mente, siccome avevo fatto lavoro in casa, di prendere dei mattoni, chiusi le finestre, misi i mattoni per tenere la pressione, per mantenere la pressione dell'acqua, cosa è successo fino a un certo punto, però un po' andavo avanti. Poi corsi verso il negozio, mentre andavo verso il negozio, il figlio del macellaio mi fa: Ernesto, dov'è Maurizio? Maurizio, mio figlio, era nel seminterrato dove stavo io. E guarda lì in casa, anzi Paolo, fammi un piacere, tra l'altro questo è diventato un mite della fratellanza militare, e fammi un piacere, vamo a prenderlo perché io vado in negozio. Infatti, per fortuna Paolo Carnesi andò a prenderlo, me lo portò al primo piano in casa di mio socio, dei miei soci. Andai in negozio, si cominciò a vedere quello che si poteva salvare. Tra l'altro, quella notte lì, in servizio alla fratellanza militare, c'era un commesso che arrivò al negozio. Noi avevamo generi alimentari e tabacchi con gastronomia. Il ragazzo, scusate se sfuggì il nome, Martinelli, e si preoccupò di levare le sigarette e portò via tutte le sigarette e le portò in casa. Io mi preoccupai di portare via più roba sia possibile, ma tutta quella roba che poteva essere a portata di mano. Quell'epoca si facevano delle forniture per tempo, perché si avvicinava alle feste. Quindi si portò via quello che si poteva portare via, anche gli attrezzi, l'affettatrice per esempio, fu una delle prime cose che si portò via. Poi a un certo punto l'acqua, mentre ero ammantato altra roba, che già l'avevo oltre la vita, arrivò un'ondata e io mi sollevò e a quel punto scappai dal negozio e mi preoccupai di andare verso casa. Cosa che io feci accompagnato dalla mia moglie, dalla mia cognata, Grazia, e si arrivò in casa. Questi mattoni aveva letto la pressione un po' dell'acqua, quindi fece a tempo, nel frattempo, anzi un attimo prima, mia moglie aveva già buttato dentro il lettino dove dormiva Maurizio diversa roba, e si fece questo lettino intero e si riuscì a portarlo su. Io tentai di smontare oramai la camera, ci riuscii in parte, perché poi a un certo punto venne una botta, e quella botta fatale, perché c'era io e la mia cognata, la presi per un braccio e si arrivò in cima alle scale dal sud, al primo piano. Facendo questa manovra, e giustamente ci salvammo tutti e due, per l'amor di cielo, però l'acqua, nonostante tutto, continuava a salire, quindi si rimase isolati.
dai miei suoceri dove c'era mio figlio e io con mia moglie e la mia cognata lì. Si vide passare di tutto, macchine, camanzi, io vedevo tra l'altro la mia macchina che avevo dato al macellaio non ci fosse più, invece lui me l'aveva portata al saldo proprio perché andò a Rifredi a prendere l'arma e questo mi sapeva il giorno dopo, però, quando si cominciò a ritornare fuori. Quindi, dopo che successe? Successe che noi si rimase lì chiusi in casa, senza nessun contatto con nessuno, a passaparole tramite le finestre, sapeva come stavano i miei suoceri e come stava Maurizio. Io avevo salvato molta biancheria, soprattutto. Si portò in piano anche la superiore, perché stava arrivando l'acqua anche al primo piano. Se non che il primo piano era rialzato da seminterrato. Quindi dopo alla fine entrò 50-60 cm anche nelle aste degli altri, quindi stavi sempre più su. Finché si arrivò la notte, ci accomodammo così su un letto improvvisato e tutti gli inquilini erano lì in attesa. Poi durante la notte ovviamente non è che si dormisse, ma si faceva finta di dormire perché il pensiero era tanto l'acqua cominciò a crescere. Se non che alle 5:30 mi sentii chiamare per nome ed era mio zio Giuliano Biancavalli, altro militare della Fratellanza Militare, che a quell'epoca non era, che entrò dopo in Fratellanza Militare, che mi venne a portare a nuoto un po' di caffè caldo. L'acqua di fluì, riuscimmo a uscire fuori, primo pensiero che cos'era? Il negozio, perché la casa ormai non c'era rimasta più niente. C'era solo da rifare. Quindi ci preoccupammo del negozio, tutta la mia famiglia, tutti i miei familiari, compreso mio padre, che poi il 19 venne a mancare di quello stesso anno. Se non che si riuscì a liberare le cantine del negozio, che era pieno di acqua, si riuscì a liberare il negozio, vabbè, questo prima lavando probabilmente tutto, per ricominciare a asciugare per ripartire. Ripartire soprattutto in quel tempo io mi occupai della mia attività, ecco, della Fratellanza Militare, col cuore della Fratellanza Militare, perché io entrai nel 1963 perché ebbi bisogno per sempre, per conto del mio padre, di un'ambulanza e da quel giorno io, con pochi giorni, entrai e cominciare a fare volontari. Il mio cuore era molto la Fratellanza Militare, però per quel periodo lì avevo dei problemi più grossi, molto più grossi, senza casa, anche se dopo mi accomodai in casa dei miei soci, e senza lavoro diventava un problema. Però ci rimboccavamo le maniche e si riuscì a uscire fuori, tanto che il 9 dicembre noi riaprimmo il negozio. Nel frattempo io, con i miei soci e mia moglie, ci preoccupammo di aprire una specie di negozio nella sala da pranzo in casa dei miei soci. E qui si mise mio socio e mia socia a lavorare e noi intanto andammo avanti finché il 9, come dicevo prima, si riuscì a riaprire il negozio in condizioni normali. Dopo tutto questo io mi dedicai alla Fratellanza Militare anche perché mi sentivo un attimo responsabile, mi sentivo un po', a parte il piacere di fare il volontariato, che è la cosa secondo me più bella del mondo. E mi interessava la Fratellanza Militare, nel frattempo seppi che per salvare l'ambulanza le misero tutte dentro alla chiesa di Santa Maria Novella, allora eravamo tutti autisti stipendiati, non come ora abbiamo anche volontari. E
E quindi questa è la prima parte. Poi, indubbiamente, quando io riuscii a rimettere in moto l'appartamento, passò nel secondo piano perché ci vuole un anno per rimetterlo a posto, mi dedicai molto alla fratellanza militare nel mio tempo libero e lì si cominciò a pensare a ricostruire la fratellanza militare. Perché anche la fratellanza militare, nonostante avessero salvato l'ambulanza, nonostante tutto, aveva un bel gruppo. Tanto che ci fu regalata un'ambulanza dalla pubblica assistenza di Milano, che era verde, e a quell'epoca i nostri dipendenti erano dipendenti non solo autisti, ma erano anche gente che sapeva riparare, verniciare e fare tante cose intorno alle macchine, e la fecero bianca come era le altre ambulanze della fratellanza militare, e lì ricominciamo a ricostruire, cioè collaborare, a ricostruire, a ricostruire quello che era rimasto nella fratellanza militare. Finalmente si faceva le notti, si dormiva al piano superiore perché lì sotto dove si dormiva prima non si poteva starci per l'umidità, perché l'acqua c'era. Scritti la spedia, avevamo ambulatori che erano allagati sempre in piazza Santa Maria Novella. L'esperienza dell'alluvione, pensandoci oggi, è stata un'esperienza tremenda, però credo forse rientri nel carattere non mio solo, ma di tutti. Chi ha subito dei fiorentini, direi che l'importante era ricostruire. E credo che questo caso Firenze abbia dimostrato, nonostante sia venuto tanti volontari anche da me, e questa è stata una cosa importante, ecco perché a me piacciono i volontari, mi è sempre piaciuto fare i volontari, tanto che anche alla fratellanza militare ho fatto i miei passi fino ad arrivare anche a essere presidente. Quindi cosa devo dire? Oggi, forse parlando di oggi, di questa cosa, con quello che ci sta colpendo, sembrerebbe quasi che si sia superato delle cose che nel mondo oggi forse sarebbero superate, con quello che sta succedendo. Nonostante tutto, io questa è la mia testimonianza. Ci sarebbe tante cose, però dico quelle più immediate, mi viene in mente quella di dover fare subito un arredamento per il negozio, cosa che riuscimmo a fare in 15 giorni, naturalmente con fornitori. Una cosa è avevamo a quell'epoca che i fornitori ci fornivano di tutto senza pensare minimamente a riscuotere, cosa però naturalmente si pagava a 60 giorni, ma a 60 giorni andava pagato perché nessuno ti portava la roba gratis, e quindi siamo riusciti insieme ai miei soci a ricostruire tutto quello che era stato distrutto.